accetta la sfida e ingaggia la migliore squadra di pallavolo. Per Luther, responsabile sportivo del college, una sola speranza: che il suo amico Lucky faccia di sei improbabili atlete una squadra professionista. Chiamate e prenotate la vostra visita senza impegno alle Royal Mansions. Là dove abitare è vivere come un re. Hola, tesoro. Com'è andata al lavoro? Non doveva lavarli Julio i piatti? Aspetta e spera. Sai come è fatto? Aspetta, Joe, non calpestarlo, non calpestarlo! Sei stanca? Hai fame? Sono sfinita, affamata, furiosa ed esasperata. Una giornata come tutte le altre, direi. La vita è dura, bambina mia. Ma se tu la fatta rabbia dentro, diventa ancora più dura, te lo assicuro. Fai bene a dirglielo, nonna. Joe è troppo nervosa, non fa altro che sputarmi addosso veleno tutto il giorno, come un serpente. Joe, un serpente? No! Diego scappa quando vede i serpenti. Allora, che hai deciso per la faccenda del college? Julio, fatti gli affari tuoi e porta subito Ramonna a farsi la doccia. Svelti, fra poco si cena. Che cos'è questa faccenda del college? Non c'è nessuna faccenda con nessun college. Lascia stare, nonna. Grossa bugia. Carlos e io siamo diventati allenatori aggiunti dello Spikersfield. Ma quale allenatore aggiunto? Piantala, sei esagerato come al solito. Devi solo dare una mano. Allenatore, devi dare una mano. Ma per che cosa? Per la pallavolo. Fanno il torneo. Come, non hai sentito alla TV, nonna? Lei gioca nella squadra del college. Io non voglio giocare in nessuna squadra. Non te l'ho detto, nonna. Julio e io abbiamo conosciuto l'allenatore dello Spikersfield e mi ha chiesto di entrare nella squadra. Non ho assolutamente tempo per fare queste cose. Dicono che quello è un torneo importante. Per te potrebbe essere la occasione buona per tornare a studiare. Io devo lavorare. Julio è ancora troppo immaturo per tirare avanti la famiglia. È questa la realtà, nonna. Lo sai meglio di me. So che il college danno delle borse di studio agli atleti. Non sarà una grossa cifra, ma può aiutarci. Nonna, ti prego, smettiamola di illuderci. Non parliamone mai più. Tu meriti 100 volte di più dei lavori umili che stai facendo. Approfitta delle buone occasioni che ti capitano, non buttarle, altrimenti ne pagherai le conseguenze tutta la vita. Ma non possiamo permettercelo, nonna. Mi dispiace tanto, però è così e basta. Nonna, mi hai tolto la sveglia. Perché mi hai lasciato dormire finora? Gli atleti devono dormire molto e mangiare cose sostanziose. Nonna, adesso piantiamola con questa storia. Stamattina presto dovevo andare a fare la spesa. Tutto a posto, hai incaricato Julio. Deve solo andare a ritirarla. Ho chiamato io Manuel del supermercato e ho ordinato tutto per telefono. Ho anche chiamato il reverendo Gordon. Era così contento quando gli ho detto